Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al Barolo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo Carnaroli, vino rosso Barolo, dado vegetale, cipolla, olio evo, acqua, parmigiano grattugiato, burro, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla ed azionare il bimby per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il riso e lo facciamo tostare per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino ed azionare il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungere l'acqua, il dado, il pepe, il sale, mescolare a fondo con la spatola. Cuocere per 14 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il burro, parmigiano grattugiato, amalgamare bene con la spatola. Il risotto è pronto, impiattare e servire. Risotto al Barolo. Grazie e alla prossima ricetta.